Ciao, oggi vi faccio vedere un modello fatto da un maker italiano, Piero Petronzio, su disegno di classico di Joe Kius, un maker americano. Il modello è un particolare fighter, la parte posteriore non è affilata. Ha un particolare sub-build che tiene soltanto fra queste due dita, non ce n'è uno superiore, evita che passi avanti. Il coltello ha delle belle guancette in bufalo, con un sub-build in ottone. L'acciaio utilizzato è il 154 cm, se ricordo bene. Sì, e il codolo, come vedete, è a sfinire. Il coltello è fatto molto bene. Belle finiture, c'è una leggera zigrinatura superiore. Abbiamo da questo lato il marchio del maker. Coltello. Il disegno è molto bello, io già ne ho un altro con questo disegno. E questa però secondo me è la misura, diciamo, perfetta, l'altro è un po' più grande. È uno dei modelli che si vede anche in un film. Le finiture, io ho avuto già coltelli di Petronzio, le finiture sono molto belle. Molto, il coltello è molto ben fatto. Questo c'è uno spazzatore rosso che stacca le guancette dall'acciaio. E poi vi dicevo, l'impugnatura è veramente ottima. Il sfortunatamente Piero non fa i foderi, io però ne ho trovato uno che non è il granché, ma va bene lo stesso. In più il coltello arriva sempre con un certificato del maker che indica praticamente la tipologia del coltello, il tipo di acciaio e i materiali utilizzati. La daghetta è lunga 217 mm e ha una lama da 105 mm. Lo spessore è circa 4 mm, che è il giusto per la tipologia di modello. Devo dire che le finiture sono veramente belle e ben fatte. Chi è che vuole un bel pezzo anche particolare, secondo me può anche chiedere a lui. Piero Petronzio, sub-build Chius.